creare un titolo, come applicare i titoli o le titolazioni sui nostri video e sui nostri slideshow. Oggi lo facciamo su un semplice slideshow, quindi un lavoro su immagini fisse. La stessa cosa, comunque, il principio è tranquillamente applicabile anche ai nostri. Andiamo a scegliere due immagini a cui diamo un 4 secondi di durata. Vedete, abbiamo trasportate nella nostra linea di lavoro. Andiamo a prendere una transizione, una maschera, qualcosa da applicare. Soffermiamo su questi particolari che abbiamo già visto, vediamo, ecco la stellina così. Andiamo semplicemente a controllare la dimensione della nostra immagine che si adatti alla dimensione del nostro lavoro, quindi mantiene proporzioni, adatta dimensione al progetto, vediamo che l'immagine si è adattata al progetto. Stessa cosa facciamo con la seconda immagine. Ecco qua, abbiamo ottenuto un piccolo lavoro. Adesso dobbiamo andare a un testo, quindi qui abbiamo la traccia dove noi applicheremo il testo. Andiamo semplicemente a cliccare sulla voce titolo, fare doppio clic per aggiungere un titolo, quindi faremo doppio clic e andremo ad aggiungere un titolo. Per noi prima dobbiamo adattarci un effetto, quindi andremo a prendere un effetto che ci possa piacere e andiamo a vedere questo qua. Ne scegliamo uno giusto per fare qualcosa, e lo portiamo nella nostra linea di lavoro. Quindi poi non faremo altro che andare a scrivere sul nostro testo, quindi in questo caso abbiamo un azzurro, qui ci sono i colori, qui c'è il testo, quindi il font che noi utilizzeremo per scrivere, lo andiamo a scegliere tra quelli che noi abbiamo scelto e caricato sul nostro computer, quindi ne avremo a nostro gusto a sceglierne uno, proviamo con questo qua, ecco qui, cancelliamo quello che c'è scritto, che semplicemente un testo di prove, e andiamo a scrivere quello che noi vogliamo, per esempio favola. Qui ci c'è la possibilità di scegliere la dimensione, 100. Facciamo un doppio clic col tasto sinistro per, ecco, creare questa specie di gabbietta dove noi possiamo andare a aumentare o meno e a posizionare il nostro testo. Il nostro testo dura esattamente, se in maniera automatica adattato alle dimensioni del nostro slideshow, possiamo però, ecco, allungare leggermente lo nostro slideshow e lasciare invariato la durata del testo. Questo, per allungare o accorciare, basta semplicemente evidenziare col tasto sinistro, fare in modo che il programma crei questa freccetta e adattarlo. Possiamo anche spostarlo nello spazio del nostro lavoro, così, in questa maniera, e vediamo che cosa abbiamo creato. Ecco qua, il nostro testo si è adattato, vedete, a ciò che abbiamo creato. Vogliamo fare delle varianti, andiamo, apriamo il pannello opzioni, possiamo cambiare il colore, quindi tasto sinistro del mouse, possiamo cambiare il colore, cambiare la durata. Ecco.
effetti, non ci sono nessun attributo perché non ha nessun effetto. Ecco, abbiamo creato, adesso continua perché non c'è più nulla, abbiamo creato un testo sul nostro slideshow, una cosa molto semplice, carina. Più avanti vedremo anche come applicare effetti alle nostre scritte. Per oggi è tutto, grazie di avermi ascoltato, alla prossima, ciao!